Carlo, ben trovato. Oggi piccolo spostamento di orario. La parola a te perché io poi parlo troppo e ti limito. Io so che oggi vuoi parlare di una cosa molto, anche di una cosa molto carina. Prego. Sì, ce la facciamo in pochissimo tempo. Allora, guarda Andrea, io ti volevo parlare di un podcast che ho registrato e che magari può fare compagnia per il weekend in attesa del ritorno lunedì in onda. L'ho fatto con Angelo Andrea Vegliante, che è un giovane giornalista freelance di Ostia, che mi ha intervistato quindi su quelli che sono gli aspetti del trasporto pubblico a Roma, ma anche andando un pochino sulla politica. Diciamo che un pochino il suo mantra è stato: ma perché comunque un aspetto come il trasporto pubblico, che fa tantissimo parlare su pagine di giornale, sia vissuto così poco poi nelle proteste da parte degli utenti? Quindi questo è un podcast che si può ascoltare su tutte le piattaforme, basta cercare colui che veglia su Spotify oppure colui che parla, perché poi lui gioca moltissimo sul suo cognome, appunto, su queste cose, e in particolare quindi è possibile ascoltarlo sia su Spotify sia su Anchor, l'intervista a Trenino Blu, e speriamo possa essere di interesse anche per capire banalmente perché gli autobus prendono così tanto spesso fuoco a Roma. Guarda, sto mandando pure un pezzettino, un preascolto. Però tu che risposta ti sei dato su questo? Perché la domanda, insomma, è interessante. Dice, ma perché a Roma siamo, forse siamo semplicemente assuefatti a un servizio di questo tipo e quindi la sera le persone, magari ecco il giorno, si trascinano, no, attraverso dei servizi, può essere? Guarda, io su quella domanda nello specifico ho fatto un paragone con gli smartphone, cioè prima c'erano gli autobus che erano i vecchi telefonini che, tra virgolette, con due mazzate e fil di ferro si tenevano insieme e si manutenevano. Adesso c'è un pochino più di tecnologia, così come i nostri telefoni si sono trasformati, e quindi ho raccontato che ci sono tutta una serie di processi che evidentemente a Roma nella catena di manutenzione spesso non vengono fatti. E questo è uno che abbiamo approfondito. Allora, quindi andatelo a cercare, ripetiamolo, su tutte le piattaforme, giusto Carlo? No? Allora, su Spotify, su Anchor, su tutto ciò che vi viene in mente, Angelo Andrea Vegliante, colui che veglia o colui che parla, trovate tutti i podcast, non solo il mio, ma anche gli altri che ha fatto intervistando altre persone attive nel giornalismo, nel mondo civico, su Spotify e le altre E piattaforme. poi, se volete dire la vostra, naturalmente in grande interattività potete scrivere a Odissea Quotidiana. Buonasera Carlo, grazie, buon fine settimana. Buonasera Andrea, grazie mille. Grazie molto.